C'erano lasciati che stavano tagliando alberi. E ci ritroviamo che sto tagliando alberi. Il motivo? Sempre lo stesso. Mi serve legna. E poi vorrei anche togliere un po' di riparo a tutti quei zombie e scheletri che abitualmente si vengono a riparare sotto questi pini per non prendersi un'insolazione. Per cui avrò un duplice vantaggio. Avrò il legno che mi serve e leverò un riparo ai rompicoglioni che di giorno e di notte tendono ad annidarsi da queste parti. È una vacca. Per un attimo ho pensato che fosse un creeper. Visto che ci sono, portiamoci anche quest'altra simpatica e gioconda vacca nel recinto. Piano piano, quattro quattro, mi sto facendo un vero e proprio allevamento di vacche. Allora sono due. Ok. Doppia coppia. Anzi, poker di vacche. O per dirla in gergo, poker di donne. La carne di pecora la sto, come vedete, razionando. Ma non appena avrò finito di fare il recinto e avrò anche iniziato un po' di agricoltura, le bistecche di vacca, di manzo, non mancheranno nel mio piatto. Sarebbero molto più saporite e cariche di energia delle bistecche di suino, ma ancora non ho trovato suini da queste parti. Purtroppo in questa foresta di abeti l'unico suino sono io. Ah, ma io là ho dimenticato di togliere l'ancetta. Scusate un attimo, vorrei rimediare a questo errore. Non era un ceppo, erano tre. E ormai anche quest'ascia di ferro si sta iniziando a sfasciare. Secondo me mi rimangono ancora pochi colpi. E poi si romperà. Ma non è un problema. Ho molto pietrisco e utilizzerò il pietrisco per farmi le asce di pietra. Naturalmente non le userò sempre. Devo solamente avere abbastanza tempo per poter poi fare un paio di giri in sottoterra e voilà, come vi ho detto, si è già sfasciata. Un'ascia sfasciata. Mi esce un fischio quando dico questa frase. Bene, ci sta un Enderman. Sapete che vi dico? Evitare rotture, mi chiudo proprio sotto. E già che ci sono, io avevo un progetto di collegarmi con la casa e fare un passaggio. E credo che non ci sia occasione migliore che farlo. Benissimo, sono già arrivato a casa. Allora, se non mi sbaglio, da questo lato ci dovrebbe essere
l'entrata della casa. No. E allora sono di qua. E infatti, questo è la che allora devo scavare di là. Questo è dove stavano i gradini. Scusatemi un attimo, devo rimediare al danno. Ok. Quindi devo scavare in questo punto, mi serve il piccone. Vediamo un po'. Ecco la scaletta. Benissimo. Sinceramente penso che sia il caso di ridefinire meglio l'ingresso. Ecco, in questo modo. Penso che dovrebbe andare così. Fatemi chiudere. E così entro. È il mio passaggio segreto. Almeno utilizzerò quel punto per dormire quando ci saranno troppi ventidoni in zona. Fatemi mettere qua la torcia e adesso il passaggio segreto è giunto alla fine. Credo che sia il caso anche di migliorare l'estetica di questo posto. Solo terra non è buona. Poi vorrei anche far passare un po' di tempo così magari l'Enderman, che sento sulla mia testa, decida di andarsene a cagare il cazzo da un'altra parte. Quindi approfitto di questi minuti preziosi per poter migliorare il percorso. Visto che ci sono, migliorerò anche il pavimento. Dopo devo scendere e recuperare. Pezzi. Un peccato sotterrare tutto questo granito. Meglio invece scavarlo e riutilizzarlo, no? Ecco, ho fatto un errore, scusatemi, devo recuperarlo. Con questo texture pack devo ammettere che il granito sembra del marmo di ghiaccio. E credo che esteticamente dia un'immagine molto gradevole a tutto il mio operato. Magari potrei più avanti fare qualche modifica e utilizzare anche la diorite o l'andesite. Credo che sia il caso di scendere un attimo a recuperare tutti i pezzi che sono caduti. Ora mi metto un attimo qui, riparato. Ah, peccato. Mi manca un solo blocco per qui sotto potrei prendere questi due blocchi, questi quattro. E potrei chiudere direttamente da qua sotto. Ora, se recupero anche questo pezzo, avrò tutti i blocchi pari.